Ciao ragazzi, eccoci qua nella mia meravigliosa cucina Shabby Chic con la mia sorella Shabby Chic. Shabby Chic Nancy. Basta questo Shabby Chic. No, viva Shabby Chic, yeah. Tu però non sei Shabby Chic, questa maglia verde. E questo è un verde Shabby Chic. No, verde sì. Shabby Chic e pastello. Vabbè, poi ti insegno. Vabbè ragazzi, cominciamo dai. Comunque oggi Pizza Challenge, grandissima richiesta, noi accontentiamo tutte le vostre richieste perché ce l'avete chiesto tantissimo nel video, nell'ultima di... video challenge. Qual era? Qual era? Oddio, qual è? Post-it challenge, sì. Quella del post-it sulla fronte. Sì, ho vinto io. E io già l'ho fatta la penitenza. Amore, sono incinta. Se avete visto il vlog, ho fatto lo scherzo a Max, quindi sì, ho pagato. Perché voi avete detto nei commenti questa penitenza. Quindi esatto. Anche ora. Chi perde? Quindi anche ora chi perde scriverà qui giù la penitenza. Quindi anche te scriverà qui giù. Ti prego, puoi fare di nuovo? Diteci nei commenti la penitenza. Già dico la penitenza. Ma se non sappiamo che ha perso. Vabbè, loro poi dopo, quando chi perderà fra di noi due, ovvero Nancy. Ma perché sicuro, io? Perché sicuro io sono più brava di te. Voi deciderete che penitenza dovrà fare la persona che perde. E mi raccomando, metteteci tanti pollici in su, così appena raggiungiamo 8000 like faremo una nuova challenge. Whisper challenge. Sì, e vai, che ci avete tanto richiesto. Abbiamo scelto è questa perché noi siamo napoletane doc, però non potevamo sprecare una pizza napoletana. Noi in vita nostra non abbiamo mai acquistato una pizza al supermercato. Mai, ribrezzo. Sempre solo dalla pizzeria, da napoletane doc che o siamo. È bello mangiare poro poro, viva pizza napoletana. Invece abbiamo comprato questa qua perché così la sacrifichiamo, perché adesso ce ne mette tutte schifezzine sopra. Però dato che mo a parte gli scherzi ci dispiace sprecare cibo, ci dispiace buttare, allora noi abbiamo scelto di fare una versione bio, una variante bio della pizza challenge. Pizza challenge bio Shabby Chic. Ovvero Shabby Chic. Perché la variante è non sprecare. Noi la pizza, anche se metteremo delle cose un po' strane, la mangeremo comunque, quindi non sprecheremo nulla perché ci dispiace buttare la roba. E abbiamo scelto tutti ingredienti bio o con buonici. Però sono degli ingredienti che quasi nessuno si mette normalmente sulla pizza, infatti. Sono un po' strani. Abbiamo comprato al supermercato, non contiene olio di palma, contiene farina di farro, è grassi e via molto, dicendo. Molto molto buona, quindi iniziamo. Con la nostra base, quindi ora dobbiamo estrarre da questa tazza i bigliettini. Questi bigliettini sono tutti, tutti gli ingredienti che andiamo a mettere nella pizza. La pizza è così, è bianca. Ma dov'è sta pizza? Ma ci sta già cotta. Ma dai, ragazzi, è una pizza bianca. Wow, ma tu va, credi? Giuro. Pizza d'acqua, è bianca. Non ci sta un parolo. Veramente fai. Non c'è, base. È asciutto solo un biscotto. Questo la chiamano pizza. Cioè, vabbè, questa ragazzi, la chiamano no? Pizza. Mettiamoci prima come primo ingrediente il pomodoro. E poi dopo ci mettiamo tutti gli ingredienti sopra. Aviz, cavumarola, coppa. Cavumarola, non sta. Ma che è sta pizza, ragazzi? Questo è un disco volante, non è una pizza. Sono bio, tutto bio. Pizza bio challenge, esatto. E vai con la bumbarola. Non esageriamo, eh? No, infatti, non è esagerato proprio. Olio extravergine bio. Olio extravergine di oliva, ok. Tra tutti gli ingredienti che li abbiamo messi tutti i biglietti qua dentro questa tazza Shabby Chic. Abbiamo messo tutti i bigliettini con gli ingredienti. Facciamo vedere quali sono gli ingredienti. Oddio, che emozione. La senape, che schifo. È un ingrediente un po' particolare effettivamente. La cipolla. Oddio. Cioccolato fondente. Per la gioia di Nancy, cioccolato fondente. Sì, ma mi piace, ma non se la pizza cioccolato. Te se lo dovrei mettere. Tazza di soia, tabasco. Questo chi è? Lo devi mettere tutta la bottiglia perché è quello quella. Amici, amici, speriamo che Nancy. Vale, uova sulla pizza, oddio, sono un po' pesanti. Lo yogurt che io adoro, però sulla pizza non è proprio. Vai, estraggo. Ok. Uovo! Oddio, che schifo! La cosa più brucia, mi devi credere. Ma che era frittata, ma diventa sta pizza. Oddio, l'uovo sulla pizza. Oddio, che schifo. Oddio, sto per morire. Ma dopo la dobbiamo mangiare veramente. Oddio.
E certo, tutta te la devi mangiare. Oddio, ti sto per vomitare, che schifo. Sto già per vomitare, Nancy. Vai, Nancy. Tatarà. Fa male. Oddio, aglio. E vai! Tutto l'aglio, vai. Ma sarà un pezzetto di tutto l'aglio. Tutta la testa di aglio, evviva, evviva, evviva. E vai! L'ho tagliato a pezzetti. Titti. Yogurt, ma che schifo. Lo yogurt dolce sulla pizza. Oddio, sto male. Oh, cucchiaio. Una bella cucchiata di yogurt. Via, mi piace lo yogurt, ma sulla pizza. Basta così. No. Quanto ne devo mettere? Di più, di più. Devi distribuirlo tutta la pizza. Ah, che schifo. Brava, brava. Ma sai che magari scopriamo che è buono? Che ne sa? Una buona pizza allo yogurt. Ah, buona. Ah, buona, Nancy. Ok. Sì. Va bene così. Perfetto. Schifo. Vado io. Fatto male. Bacche di goji. Sì, le bacche di goji sulla pizza sono una cosa buonissima. Yeah. Chi me l'ha fatto fare? Io me ne stavo a casa mia, nella mia cucina, non sciabicini, e mi mangiavo una pizza normale napoletana. Mettine tante tante, sì. Se no non vale, vero ragazze? Chi non mette tanto fa la penitenza, quindi devi mettere tante. Guardate quante ne tengo in mano. Bravo. Tutte così, vado? Vai, vai, e vai! L'avevo buttata! Guardate, l'ho messa io! Guardate quante me l'ha messa! Cioè, sta pizza mi devi credere. Mettiti tutto il barattolino di Alici sopra. Oddio. La pizza con le uova e con lo yogurt e con le Alici deve essere. Guarda che è una nuova ricetta. Guarda, è buona. Per guardiamo da vicino la pizza prima di metterla nel forno. Sì, così viene l'acquolina e non mangiate per 15 giorni. Sapete, ma noi questa pizza dopo ce la dobbiamo anche mangiare. Certo, non la buttiamo niente. L'aggravante sapete qual è? È che abbiamo mangiato tipo da un'ora, adesso abbiamo pranzato da un'ora e stiamo anche scoppiando e la dobbiamo mangiare. E quella è la penitenza, vabbè. Sì, ma ne prendi 3 o 4 di Alice, mica un pezzettino. Ehi, guarda qua, ma te l'ho preso, va bene? Quasi devo prendere. Prendi, prendi. Prendi. Che schifo. Madonna mia. Madonna. Oddio mio. Assieme all'uovo poi. Ma puzzano, puzzano. Chiudi, chiudi. Sto un po' vomitare, cioè, io dico, non lo so se arriva alla fine. Vabbè, vai. Ta-ta-ra! Ma perché ci hanno fatto la sta challenge? Questo è peggio di rischio al gusto, vai. Curcuma! Che secca curcuma sulla pizza! Guarda, è una pizza troppo bella, sì, bio! Stiamo scegliendo sta pizza! Una pizza bio dietetica! E bacche di goji, l'aglio e la curcuma! Ma sta venendo, vabbè! Troppo bella sta pizza! Vado, faccio! Ce l'ho fatto vai, vai! Vai, vai! E vai! Ragazzi, abbiamo deciso di fare 5 ingredienti, 2 e 5 ingredienti. 5 perché sennò veramente non mi chiamo. Vai, Tabasco! Il peperoncino! Ma che fortuna, a te ti piace, eh? E vai, a me mi piace. Vabbè, il tabasco. Proprio l'ingrediente. Vabbè, però con lo yogurt non so cosa. Però un cucchiaio di tabasco. Mamma mia. Che voi sapete che il tabasco è potentissimo. È un concentrato di picca. Guardate, io sono molto coraggiosa. Guardate, un cucchiaio di tabasco. Come fai a mangiartelo una così forte? Troppo buono! No, quella è una bomba, è fortissima! Ah. Quella è una sfida, la pizza challenge! Una sfida con la parola prima! Capperi! E poi, Nancy odia i capperi! Nancy odia i capperi! Perché me ne metto sti capperi qua dentro? Appunto, speravo che ti uscissero! Perché me li metti tu? Li devo mettere in vada... Non ho presi lei perché mi deve mettere un sacco. Ma poi sti capperi, guardate quando sono grandi, sono delle piante, non sono dei capperi. Basta, me ne invito di capperi. No, sta pizza mi piace. Io dei capperi, tu pensavi di mangiare la pizza. Ti voleva pizza con la mozzarella. La pomarola, la coppa. Ultimo ingrediente. Cipolla. Sei contenta? Che sta come puzza. Mettitela una. Cipolla con le alici è ottimo come abbinamento. Cioè a me la pizza può morire, bomba sta pizza, cipolla, uova, alici, tabasco. È bella da vedere, a parte le alici. Che schifo, cioè ma è pesante. Quanta cipolla devo mettere? Ah, un altro pezzetto qua. E qui? Ok, metto ancora un po', sì, dai, bomba. Magari secondo me ci sta. È una bella carbonara questa pizza. Uova, la cipolla, mamma mia, ok. Ultimo vado? Ta-ta-ra. Cioccolata! Yeah! Questa è la punizione divina! A me piace, ma non sì, è la pizza,
cioccolato. Sapete perché ti è uscita questa punizione? È proprio divina, che tu ami sempre il cioccolato. E ti è pigliato lo cioccolato! Ah, mamma mia! Aspetta che te lo posso tagliare. No! I sciogli diventano una cioccolata calda sulla pizza. Guardate come sono belli questi cubotti. Ecco qua, vai. Non è giusto. Adesso quello ingrediente mi ha rovinato la mia pizza bimba. Perché era troppo bella, bimba. Ecco qua. Pizza di Carlita. La mia pizza con acciughe, yogurt, uovo, cipolla. Che schifo. Questa è la pizza di Nancy. Bio. Pizza cioccolato. Cioccolato, caffè, bacche di cose. Schifo, mamma mia. Schifo. Guarda curcuma l'ha messa, guarda. Questi due capolavori, pizza nel forno, inforniamo pure quella di Nancy. Ciocco pizza. Ci vediamo dopo, ciao ciao. Estraiamo la pizza. Soprattutto perché, sai perché Nancy? Che è una tacca secca. Era un biscotto. C'è sta pizza anche senza la roba sopra. Già faceva schifo, già era una sfida sta mangiare. Che è una tacca secca. Ma te c'è il mondo sopra. Ah, pizzatina fa. Guarda com'è bella col cioccolato. E a me col mondo sta tremendamente cipolle. Madonna mia, la dice come puzza. Puzza tremendamente sta pizza, schifo per mangiare. Dai, ma perché dobbiamo farlo? Dobbiamo farlo, buon appetito. Oddio, oddio, yeah. Lo yogurt con la cipolla. È qualcosa di incredibile. Puzza proprio. Puzza. Guarda questo. Non si è attaccato tutta la bacca di cogli sul coltello. Schifo, ce la faccio. Fa troppo schifo. Ma la cosa tremenda è la puzza. Fai un po' di pizza. Vieni. Schifo. Quale devo assaggiare? Quella con l'uva cotta. Io vado. Aspetta, aspetta. Assieme L'aglio con la cioccolata. Mi giuro, l'aglio con la cioccolata. Dai, mangia. L'aglio con la cioccolata. Butta da dentro. Messo pure il cappero che era caduto sopra. Sono brava. Aspetta, a me siamo là, però raga. Sta pizza no, io ho gusto. Non so capire se questo è gusto cotto. Oddio, una fetta biscottata fa cioccolata coppa. Le alici e la cipolla, vediamo com'è. Grazie. Mi viene da vomitare, è tremenda. Aspetta che sta già un po'. Assaggio questa con l'uovo. Odio la cioccolata. La odio adesso. Guarda con l'uovo. Con la luce sopra e lo yogurt. Che schifo. Oh, mangia, se no perdi. Mi piace proprio, raga. Ma sai che invece a me mi sta piacendo? Che schifo è. A me quasi quasi mi piace. Il cioccolato dentro. A me piace. Lo sai forse? Forse due. Come fa a mangiarti sta pizza? Che schifo. Guarda la quanta cipolla tieni sopra. Lo yogurt, cipolla e yogurt. Ma che ti mangi? Ora. Non ce la faccio, mi dà. Ho messo anche un po' della tua. Ma che di gocce che ha fatto? La curcuma. Ma che di gocce. Pigliate cioccolato, Non si è mangiata tutta sta pizza con lo yogurt, l'uovo. L'uovo con lo yogurt e l'alice e la cipolla, è buono. Poi si è mangiata pure la mia con la cioccolata. Ma che è sto schifo? The winner is... The winner is... Ho vinto! E mo mi mangio tutta la pizza, ho vinto! No. Mi va
cosa? Non mangiatela tutta però, sei vinto. Però non è tutta. Mangia, mangia, mangia. Un po' di alice con lo yogurt. No, che schifo, pensa e non mangia niente. Mangia tu, mangia. Ragazze, mi raccomando, questa è una rivellina. Ho vinto. Ho mangiato mezza pizza. Non mangio pure la due. Mangiate la parte con la cioccolata. Metteteci tanti pollici in su. Se raggiungiamo 8000 pollici in su, faremo la Whisper Challenge. Così si chiama. Lei intanto muore e vomita la pizza, però ha vinto. L'importante è che hai vinto. Penso di star morendo, non penso che sopravviverò a questa scena. Vabbè, però hai vinto, non sei contenta? Vabbè. Oddio, sto male, che schifo. Perché vabbè. È piccantissima. Prima sto male e poi mangio. Mi capisci? Vabbè, puzza, basta. Non vi preoccupate, lei mangerà la sua e la mia, non la buttiamo. No, io non la mangio tutta quanta, a costo di ospedale, proprio stasera mi ricovero. Speriamo che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando, se vi è piaciuto metteteci un pollice in su, anzi metteteci 8000 pollici in su. Numeroni. Sì, perché se raggiungiamo 8000 like, facciamo anche la Whisper Challenge, che è un'altra challenge. Così si dice Whisper, Whisper Challenge, che è un'altra challenge anche molto divertente. Ci avete richiesto voi. E diteci che penitenza deve fare Renzi. Penitenza. Sì, 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 deve fare la penitenza. Quindi lasciateci i commenti. La penitenza di Renzi. Io vado a vomitare e vi mando ciao. Ciao, male, veramente. Yeah. Ciao. Non la mangio, però. Sono male. Mangiamoci cornicione. Cornicione e biscottini. No, ma non la mangio. Mi piace.